Sicuramente forse sì, è stato il primo provino quando si aprono i cancelli e entri per la prima volta, forse è la prima immagine che hai di quando entri qui a Trigoria. È passato molto tempo e sono ancora felice allo stesso modo di stare qui. No, per me il settore giovanile della Roma lo dimostrano i dati, ma sono usciti tantissimi giocatori. Ho avuto la fortuna di crescerci e il lavoro che si fa per portare i ragazzi in prima squadra e farli lavorare al meglio in prima squadra è un lavoro che non è così scontato. Poi i settori giovanili in Italia solitamente non hanno la stessa predisposizione della Roma nel lanciare i giovani, e per questo sono e credo siamo noi ragazzi che proveniamo dal settore giovanile così fortunati ad essere cresciuti qui. Da quando sono in prima squadra la vedo allo stesso modo, anzi è un'emozione ancora maggiore perché a volte ti ricordi di quanto hai fatto in passato e di quando e come sei cresciuto, e quindi è ancora più bello stare qui. Spero che la gente mi interpreti bene, io li chiamo un cane malato. Con tutto l'amore che ho per lui, perché lui è uno che morde, è uno che corre, che lavora, che gioca, che sta imparando tanto, che è molto intelligente. È diventata molto famosa questa accezione. Mi provoca sensazioni bellissime, ma la cosa su cui mi soffermerei è le doti che ha elogiato il mister, sono delle doti in cui mi rivedo e per questo lo posso ringraziare. Poi al di là del termine che ha utilizzato e che le persone hanno ripreso, ma io so dentro di me cosa volesse dire, e da questo punto di vista abbiamo molta empatia ed è un rapporto che credo sia maturato in questi anni e spero continui ad essere questo. Sicuramente il mister mi ha dato un metodo di lavoro a cui non sei abituato, perché è un tipo di allenatore che ti richiede un determinato tipo di cose. Poi erano i miei primi 2 anni di professionismo, quindi ho avuto la fortuna di iniziare possiamo dire dal massimo, perché il mister è uno dei migliori tecnici al mondo, quindi ho avuto questa fortuna di imparare a lavorare nel miglior modo possibile. Paolo è molto amichevole come persona e come ragazzo, e poi è molto bravo pure a biliardo, quindi per me credo sia stata una stagione, al di là dell'importanza, proprio una stagione consapevole la definirei, perché sono arrivato a una consapevolezza dei miei mezzi, no? Alla fine della stagione ho avuto la possibilità di ritagliarmi maggiore spazio e questo mi ha dato grande fiducia. Quindi riparto quest'anno con la massima carica, sperando di far bene e continuare su questa strada. A me non piace in generale definire proprio dei punti di svolta, perché vedo la carriera, a parte che la carriera di ogni singolo giocatore è a sé, però in generale lo vedo come un percorso continuo, perché sì, ci sono dei momenti di maggiore e rilevata importanza, però è comunque tutto frutto di un lavoro continuo che te devi svolgere durante la settimana e durante tutto l'anno. Poi naturalmente in campo ci sono dei momenti più importanti che rimangono pure al pubblico, no? Però alla fine io la vedo più come frutto di un lavoro costante. Sofferenza è un termine giusto, perché se ripensi a determinati tipi di momenti e istanti, poi un pochino ti vengono in mente sensazioni negative. Però come già avevo anticipato, il calore che ci hanno mostrato
i tifosi ci hanno fatto sentire parte di una cosa che va al di là delle sensazioni negative che te puoi vivere durante quella partita. Siamo consapevoli di aver disputato due finali europee consecutive. A noi ci è rimasto questo e ci farà ripartire nel migliore dei modi in questa stagione. Sappiamo il lavoro che dobbiamo fare e quello di cui siamo capaci. Sicuramente ripartiremo da quello che abbiamo fatto, ma poi nel calcio bisogna sempre confermarsi e quindi daremo di tutto per farlo anche quest'anno. In questa stagione mi pongo l'obiettivo di naturalmente giocare più partite possibile, possiamo dire, e poi farlo al meglio delle mie qualità e delle mie possibilità, e poi crescere io come giocatore sia durante gli allenamenti che durante le partite. Non credo che sia giusto dare un obiettivo ben definito su questo aspetto, perché noi abbiamo sempre ragionato nello stesso modo e ci ha sempre portato a grandi risultati, quindi noi vediamo partita per partita. La prima partita di campionato sarà con la Salernitana, pensiamo a quella e poi subito alla prossima. In questo modo siamo tutti focalizzati su ogni evento e quindi abbiamo modo anche di dare il meglio.